Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». Ciao ragazzi, il Vangelo che avete ascoltato è il Vangelo di questa domenica, la seconda domenica di Avvento, dove ci parla di un personaggio, Giovanni il Battista, il cosiddetto precursore, che arriva e prepara la strada a Gesù. E per farlo cita il profeta Isaia dicendo una frase della così antica ma tanto attuale che dice così: Preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. E alla fine il cammino dell'Avvento potrebbe sintetizzarsi proprio in queste parole: raddrizzare i nostri sentieri. Tante volte ci lamentiamo o facciamo fatica a capire come incontrare Dio, o ci lamentiamo che non lo sentiamo vicino, che non lo vediamo, che non capiamo dov'è, come agisce. E quindi facciamo forse più comodo a non crederci. Ma guardate che la parola di Dio di oggi ci dice che a volte Dio non lo incontriamo, non lo vediamo perché si perde nei meandri dei nostri sentieri, che sono sentieri tortuosi, ci dice il Vangelo. Sono sentieri storti che vanno raddrizzati. Ebbene, guardate ragazzi che è proprio così. A volte noi con la nostra vita facciamo dei sentieri così contorti, così ripiegati su se stessi, che Dio stesso, il Dio che viene, non trova la strada per entrarvi. Ecco che Giovanni Battista è la figura che, chiamando a conversione, ci ricorda che per incontrare il Signore che viene, per incontrare Dio nella nostra vita, dobbiamo raddrizzare i nostri sentieri. Perché se siamo onesti, spesso noi finiamo dentro vicoli ciechi o su sentieri che girano su se stessi. E sentiamo che questi sentieri ci fanno male, perché non hanno uno scopo, non hanno una direzione e soprattutto sono sentieri chiusi, vuoti, dove noi incontriamo drammaticamente sempre e solo noi stessi. A volte percorriamo dei sentieri che cercano delle soluzioni ai nostri problemi, alle nostre sofferenze, alle nostre cose che ci fanno star male, ma se siamo onesti, le soluzioni che questi sentieri rappresentano sono peggio dei problemi stessi. Ecco allora, qual è però il rischio che noi abbiamo di fronte a questa richiesta del Signore Gesù che ci dice raddrizzate i vostri sentieri? O cantiamo il canto della vittima, di chi si sente così colpito dalla vita, così schiacciato dalle sue accadimenti, che non può altro che dire non posso farci nulla, sono fatto così, è colpa degli altri, e cercare sempre delle scuse, delle scappatoie per rimanere sui nostri contorti sentieri. Oppure, e questo è il rischio che nel Vangelo di Matteo, nel parallelo di questo di Marco, mette in evidenza l'altro evangelista, descrivendo i farisei e i sadducei, i quali dicono: noi abbiamo Abramo, siamo figli di Abramo, la salvezza ci verrà da lì, noi non abbiamo bisogno di farci battezzare,
come Giovanni Battista ci sta chiedendo. Noi non abbiamo bisogno di convertirsi. Ed ecco, questo è il canto, a volte così ipocrita, così stantio, di colui che si crede giusto, di colui che si crede senza errore. I sadducei e i farisei hanno detto siamo i figli di Abramo, però noi a volte sappiamo dirlo in altro modo. Sappiamo dire ma che male c'è in quello che faccio? Sapessi cosa fanno gli altri? Vuoi paragonarmi con loro? Io sto bene dove sto. Mi piacciono i miei sentieri. Che sia il canto della vittima o che sia l'arroganza, la superbia dei sadducei e dei farisei, troviamo un modo per rimanere sui nostri sentieri, per difendere i nostri sentieri. Ecco che la via che ci propone il Vangelo di Gesù è una via diversa, è la via del pentimento, della penitenza, che è una parola forse un po' antica, alla quale non siamo abituati, ma che è una parola molto più efficace. La religione che ci propone Gesù nel Vangelo è una religione non del benessere, del stai bene dove stai, del non dare peso ai tuoi problemi, ma una religione traumatica, mi viene da dire, dove si innesca una lotta con se stessi, dove possiamo prendere contatto con le nostre fragilità e tentare piano piano di convertirle per preparare la strada al Signore. Ed ecco che un versetto più in là di questo versetto 8 con cui si conclude il Vangelo che abbiamo ascoltato, qual è la grande sorpresa? Che infila in mezzo a quei peccatori, dove abbiamo deciso anche noi di metterci per ricevere il Vangelo, forse non lo sappiamo, forse non ce ne siamo accorti, ma dietro di noi c'è Gesù stesso. Gesù è anche lui in fila con i peccatori, come uno di loro, totalmente identico a noi, con l'unica differenza che lui è venuto per farsi carico del nostro peccato. E allora io credo che questo è un grande aiuto, un grande stimolo che ci viene dal Vangelo di oggi, metterci nell'atteggiamento del vero penitente, di colui che vuole raddrizzare i sentieri. Allora la domanda che vi lascio oggi, ragazzi, è questa. Qual è il vicolo cieco? Qual è il sentiero che io devo convertire? Qual è quel sentiero nel quale mi sono irrimediabilmente perso e che fatico anche ad accettare e a riconoscere? Che il cammino di avvento aiuti voi e aiuti me a trovare qual è questo sentiero nel quale ci siamo persi e poterlo raddrizzare per preparare la strada alla venuta del Signore. Davvero questo è il mio grande augurio. E al termine di questo buongiorno, soltanto alcuni promemoria. Il primo è che avrete questa settimana la possibilità delle confessioni. Ecco, vi invito davvero tanto a sfruttare questa bella occasione per raddrizzare le strade, che sono le strade prima di tutto del nostro cuore, che a volte sono così contorte e incomprensibili. E la seconda, inizierà in questi buongiorni di questa settimana, i buongiorni particolari che ho chiesto ad alcuni vostri docenti, impersonando o guardando al mistero del Natale a partire da uno dei personaggi del presepe, per cui avremo Giuseppe, Maria, i pastori, Erode e tanti altri. Ecco, vi invito davvero ad ascoltare e raccogliere i buongiorni dei vostri professori e a trarne ciò che servirà per la vita di ciascuno di voi. E con questo, buona giornata.